Ho una grande idea, lancio una startup e ho bisogno di finanziamenti. E adesso? Dove vado? A chi li chiedo? Come li chiedo? Questo e molto altro i temi della puntata di Impact Girl che stai per cominciare a guardare tra pochissimi secondi. Prima però ti invito ad iscriverti al canale YouTube cliccando soprattutto sulla campanellina che trovi accanto al pulsante iscriviti, oppure se stai guardando questa puntata dal sito biz-academy.it/podcast ti invito ad iscriverti via mail per ricevere gratuitamente tutti gli aggiornamenti relativi al podcast Impact Girl. In altre parole, per non perderti mai nemmeno una puntata. Cominciamo! Ciao a tutti e benvenuti ad una nuovissima puntata di Impact Girl, il podcast italiano dedicato alla crescita professionale tutta al femminile. Oggi ho la fortuna e il privilegio di essere in compagnia con Anna Amati. Ciao Anna, grazie per essere qui con noi oggi. Ciao, ciao a tutti voi, grazie per l'invito. Allora Anna, prima di introdurti, perché ne hai una biografia che probabilmente coprirebbe un'ora di registrazione, quindi ovviamente l'ho riassunta, anticipo il tema che affronteremo oggi, che è come finanziare il nostro progetto imprenditoriale. Un tema che è estremamente confuso per chi non è addetto ai lavori. Su internet si trova tutto e il contrario di tutto, non sai da dove partire e soprattutto io ancora non ho capito quando davvero ti serve finanziare un progetto. Nel senso che a volte capita anche di cercare finanziamenti quando le risorse sono a disposizione. Allora cercheremo di capire in quali scenari andiamo a chiedere un investimento, perché si dovrebbe chiedere un investimento magari quando abbiamo comunque delle risorse a disposizione, cosa fare invece quando le risorse scarseggiano e magari facciamo fatica a chiedere aiuto in questo senso, e molti altri aspetti. Ma prima di entrare nel cuore del nostro tema, Anna, tu sei vicepresidente e membro del consiglio di amministrazione di Meta Group, che è un'azienda internazionale che opera nel settore dell'innovazione. Sei anche investitrice per startup, quindi angel investor, sei architetto, abilitatrice di innovazione e hai oltre 20 anni di esperienza per quanto riguarda le politiche di sviluppo economico e i meccanismi alla base dell'innovazione, sia di imprese che di territori. Come accennavo prima, sei mille altre cose, ma tutte queste saranno messe per iscritto, quindi se ragazzi volete conoscere tutto il percorso di Anna ce l'avrete a disposizione sotto l'episodio. Io non indugio oltre perché voglio tuffarmi subito su quella che è la prima domanda. Quali sono, Anna, gli scenari in cui un'azienda sceglie o può scegliere di chiedere un finanziamento? Grazie, è un tema molto dibattuto, è un tema che scoraggia molti giovani, molte donne nell'intraprendere questo percorso imprenditoriale. Il tema della finanza vuol rappresentare uno degli ingredienti fondamentali della crescita e del passaggio da un'idea a un'impresa, e spesso viene etichettata come andare in banca e prendere un prestito. Il prestito non si riceve perché magari non si hanno a disposizione immobili o garanzie da parte dei genitori e di altri familiari o amici o folli, come si dice, e quindi il giovane e la giovane si trovano scoraggiati nell'intraprendere. Un piccolo aneddoto in cui credo molto, che fa capire il senso anche poi della ricerca della finanza, è che credo, forse io stessa, ma insomma come molti altri imprenditori che ho conosciuto, quando non ci sono i soldi è lì che nasce e che si fa vedere proprio lo spirito imprenditoriale. Quindi il primo consiglio, il primo segreto a tutti voi è di guardarvi un po' dentro e di capire se effettivamente siete in grado di intraprendere un percorso, che vuol dire anche saper attrarre, trovare il modo di avere queste risorse che chiaramente la maggior parte di noi non si hanno a disposizione. È proprio lì la differenza. Se vi doveste dire il primo elemento per cui adesso che investo, che insomma in questo ruolo di investitrice valuto, cioè la capacità di partire a prescindere anche dalla finanza di cui disponete. So che è un discorso scomodo, so che magari molti mi diranno facile a dirlo, difficile a farlo, ma credetemi, è realmente così. Quando vediamo che spesso insomma si raccontano le storie, le belle storie delle idee che nascono nei garage
e arrivano poi ad essere imprese di successo, saranno sicuramente molto romanzate, ma c'è anche molto del vero, cioè ci sono persone che intuiscono un percorso originale per trovare i primi finanziatori e convincerli che la loro idea è talmente buona da poter essere finanziata, per cui non demordete. Ecco, il primo consiglio nella finanza, sia che andiate in banca, che poi vedremo, insomma, affrontiate altri percorsi, se avete veramente l'idea del secolo, la vostra idea del secolo, non potete rinunciare dicendo e coprendovi soprattutto dietro al fatto non ho trovato i finanziamenti giusti, se no avrei fatto tanta strada. Questo è un primo elemento di mancanza proprio di spirito imprenditoriale. Può essere anche paura, Anna, cioè diciamo che magari si può dire che lo spirito imprenditoriale si acquisisce o ci si nasce? Lo spirito imprenditoriale credo che sia qualcosa che si respiri fin da piccoli, e quindi se uno nasce in un ambiente che è propenso al rischio, alla paura, all'incertezza, al futuro, a lanciarsi in avventure perché un po' è nel DNA familiare o di chi ci sta intorno, sicuramente si ha meno difficoltà a crescere e a sperimentare. Però per esperienza, insomma, e per la nascita anche di tanti percorsi di formazione, di acceleratori, di incubatori di imprese, e di coach, di mentor, insomma c'è tutto un mondo che non esisterebbe se non fosse poi possibile invece trovare anche la forza per prepararsi e per affrontare i propri limiti e acquisire le competenze necessarie. Quindi sì, penso che si possa imparare. Si può imparare anche senza andare nei percorsi di formazione, ma con le proprie esperienze. Quindi un consiglio che do spesso a chi intraprende è di prepararsi per bene. Anche qui è un discorso di non chiedere agli altri, ma essere proattivi e creare, costruirsi un percorso importante, quindi studiare le lingue, andare fuori, fare esperienze, connettersi, avere relazioni, guardare, essere curiosi, guardare, insomma, avere quello spirito che poi ti permette di riportare a casa tante di quelle informazioni che, messe insieme alla tua idea, fanno sì che poi uno si senta pronto per fare l'imprenditore. Ecco, quindi questi sono i consigli principali. Mi verrebbe ad aggiungere anche il superare quest'idea che, soprattutto tipica femminile, non siamo portate, quello che hai accennato all'inizio, il mondo dei finanziamenti non è un mondo tipicamente femminile, e spesso a livello imprenditoriale abbiamo delle idee solo che siamo convinte di non essere tagliate per riuscire a gestirle in maniera ottimale, a maggior ragione quando dobbiamo chiedere aiuto, altra cosa su cui noi donne non siamo per niente brave, ma anche proprio capire come funziona un finanziamento, i pro e i contro. Quindi andare oltre quest'idea che appunto siamo nate così e provare ad abbracciare l'idea che, come dici tu, attraverso lo studio e l'esperienza, anche graduale, un passo alla volta, chiedendo appunto anche a delle figure di riferimento che ormai magari lo fanno addirittura di lavoro, provare insomma a imparare quali sono gli step e poi accettare anche di poter sbagliare. Solo che quando si sbaglia, ecco, coi finanziamenti, sì, non è una gara. No, hai ragione Cecilia, perfettamente. Alle ragazze spesso devo dare se posso, perché poi insomma anch'io ho una certa responsabilità nel trasferire informazioni, nel dare suggerimenti. Sicuramente quando arrivano da me le ragazze devono fare un percorso in più rispetto agli uomini di presa di consapevolezza delle proprie capacità, delle proprie competenze e anche dello scotto, diciamo, di secoli di diversa interpretazione del ruolo nella società, e per cui sicuramente siamo meno avvezze al rischio perché magari abbiamo sempre gestito il budget familiare in un certo modo e quindi sappiamo, insomma, che cosa magari vuole dire potersi trovare senza risorse, insomma, per far crescere poi la famiglia, e così via. Ce ne sarebbero tanti di aneddoti. Io credo che le cose stiano cambiando, e stiano cambiando anche grazie a programmi come il vostro di education un po' trasversale e senza limiti né di orari né di, quindi insomma, ascoltabili da tutti, e credo che sia un percorso lungo.
mi imbatto spesso in dialettica, diciamo così, anche con il mondo delle istituzioni, chiedendo a gran voce che possano essere da subito messi anche da percorsi addirittura dalle elementari di educazione imprenditoriale, ma educazione anche finanziaria, perché questi sono limiti esclusivamente culturali. Non è che le donne non sappiano gestire i soldi, non possano prendere decisioni, non siano capaci di gestire il rischio. Non è una questione di DNA, anche perché in altri paesi diversi dal nostro, diciamo, questi problemi non ci sono, altrimenti sarebbe il contrario. Quindi è chiaro che le donne hanno avuto un ruolo anche e un atteggiamento molto diverso, molto meno, se vuoi, anche superficiale in alcuni momenti, per cui non si buttano se non sono strapreparate, se non hanno studiato tutto quello che c'era da studiare. Questo è un grande limite, perché poi, insomma, invece la realtà va affrontata anche con una certa leggerezza e si può anche, insomma, imparare man mano che si affronta un percorso. Però quello che tu dici è vero, cioè c'è una scarsa comprensione del rischio e conoscenza delle dinamiche economiche e finanziarie che poi alla resa dei conti pesano significativamente sul fatto di poter solo pensare di intraprendere, nemmeno, insomma, iniziare l'iniziativa imprenditoriale. E questo, insieme ad altri temi caldi sulle donne, ma insomma andremo oltre quello che ci eravamo prefisse, sicuramente è un elemento, una barriera all'ingresso. Ecco, Anna, lo scenario che tu hai nominato all'inizio, che forse è anche quello più tipico, è quello di una startup o qualcuno che ha un'idea, non ha i finanziamenti e va a cercarli. Poi c'è anche, vedremo appunto come e perché tra pochissimo, però c'è anche lo scenario che mi è capitato appunto di osservare, anche se non mi ha mai coinvolto direttamente, dove hai un'attività che comunque genera una certa entrata, costante e prevedibile. Ma scegli comunque di coinvolgere degli investitori. Ci aiuti a capire quando e perché, ad esclusione della situazione in cui è assolutamente necessario ricevere un finanziamento, può avere senso coinvolgere degli investitori esterni? Sì, grazie della domanda, perché anche qua abbiamo fatto dei grandi passi in avanti negli ultimi anni, dal decreto Passera in poi, e adesso, insomma, anche con il nuovo Piano Nazionale dell'Innovazione, l'attenzione ha avuto una risonanza anche importante, quindi è giusto fare un po' di differenze. Non tutti i tipi di imprese sono adatte, tra virgolette, a ricevere investimenti di quello che si chiama capitale di rischio, cioè di fondi, quindi di strutture organizzate che gestiscono dei soldi di altri e che vogliono investire in imprese che sappiano far ritornare, diciamo, importanti rendimenti economici a chi ha investito, e forme più informali, come possono essere i club di business angel piuttosto che di altri investitori che sono sempre disposti a investire proprie risorse, non in immobili, non in, diciamo, in qualcosa di fisico, ma che decidono di supportare giovani talenti, giovani spiritualmente, ma insomma anche l'età media, insomma, è tra i 35 e i 40 anni in Italia, quindi non è giovanissimi, però, insomma, di dedicare parte delle loro risorse investendo in aziende e prendendo in cambio delle quote delle aziende che finanziano. Non avendo garanzie se non la capacità del team, dell'imprenditore di arrivare al successo, chiaramente, insomma, questi investitori sono abbastanza esigenti. In Italia sono pochi, sono tuttora pochi. Se qualcuno si vuole, insomma, vuole approfondire, ci sono veramente tanti, tanti argomenti, tanti articoli e tanti, diciamo, ormai dibattiti sul tema, però chiaramente l'elemento, diciamo, importante è che i capitali, quelli che servirebbero per far nascere tante iniziative imprenditoriali innovative di successo, da una parte sono pochi, in Italia perlomeno, poi apro la parentesi, c'è sempre un mondo che è in cerca di buone idee su cui investire, e quindi anche qui la capacità degli individui, ci sono ragazzi o start-up, imprese, insomma, che non hanno bisogno di avere mamma Italia che li aiuti, ma trovano le finanze dove sono.
e sono disposti chiaramente anche a fare dei sacrifici, andare fuori, eccetera. E poi ci sono dall'altra parte però invece gli investitori che dicono che i soldi ce l'abbiamo, ma non troviamo delle idee abbastanza innovative su cui valga la pena di investire. Questo è il paradosso che da anni stiamo vivendo. L'investitore e l'investimento che ne deriva non è uno strumento di sviluppo economico in sé, quindi non è un grant, un finanziamento un po' a pioggia che tutti possono ricevere. Questo è serio e doveroso, diciamo, sottolinearlo, ma proprio per la tipicità del tipo di investimento, cioè devo riuscire a convincere qualcuno a darmi i suoi soldi per una cosa che non gli appartiene, è chiaro che è per pochi. Quindi è per pochi e per poche anche idee o per poche, diciamo, tipologie di impresa. Quindi la prima cosa è capire: io sono una impresa che può ricevere questo tipo di investimenti? Devo avere dei requisiti, devo avere un modello di business di un certo tipo, quindi insomma in pochi anni raggiungere dei traguardi eccellenti in termini economici soprattutto, devo essere nascere internazionale, quindi devo essere in grado di avere milioni se non miliardi di utenti, di clienti. E insomma devo basarmi su innovazioni, su tecnologie, su tutta una serie di elementi che possano essere cosiddette disruptive, quindi possano cambiare il modo di operare e di vivere di milioni di persone. E quindi chiaramente se ho una qualsiasi attività commerciale, pur florida, che cresce anche, diciamo, linearmente come qualità e anche come fatturato e come utili, non per forza troverò l'investitore che crede in me, anzi diciamo sarà molto difficile, il che non deve scoraggiare. Quindi se uno si fa questa analisi, si aiuta un po' con tanti pitch che ci sono per capire chi è, e anche tanti articoli dicono chi è stato, no, chi ha trovato investimenti o no, e capire se effettivamente può rientrare in questo tipo di categoria, poi il contatto devo dire che è abbastanza facile in Italia oggi, non lo era assolutamente 10 anni fa, ma adesso tra competizioni di idee e di startup, open innovation program, quindi insomma aziende grandi che cercano innovazione, la cercano all'esterno, quindi cercano startup che abbiano delle soluzioni fatte apposta, già da acquistare, comprare e inserire nel processo produttivo, ce ne sono sempre di più. Ci sono le università, molte università che hanno introdotto, diciamo, queste competizioni anche a livello nazionale, che valorizzano la conoscenza all'interno dell'università, quindi anche qua c'è un grande bacino, diciamo, di possibilità di entrare in contatto. E poi ci sono tutti i club, cioè io faccio parte di IAG, Italian Angel for Growth, che è un network di business angel che ha sede a Milano, ma che ha, insomma, aperto per ricevere investimenti da tutta Italia, e ce ne sono tanti altri. C'è il club degli investitori a Torino, c'è un club appena nato di cui faccio sempre parte, che investe iniziative solo a femminile, che è stato promosso da Impact Hub Milano e da AXA. Quindi ci sono acceleratori, c'è da Luis Labs a Roma, c'è Digital Magics a Milano e Impact Hub per l'innovazione sociale, e poi sicuramente faccio qualche gaffe perché IH Farm nella zona, nel Veneto, ci sono acceleratori anche, insomma, a Napoli, quindi a Bari, insomma c'è un bel movimento in Italia, e quindi credo che lo sportello a cui chiedere sia facile trovarlo. Ripeto, più difficile è avere un'idea che sia talmente convincente e abbia talmente chiare le potenzialità di mercato che può esprimere nel futuro da attrarre l'attenzione e poi successivamente i soldi di questi business angel, se si cercano un certo quantità di soldi, quindi se si cerca qualche centinaio di migliaia di euro e fondi di venture capital, se gli interessi, diciamo, se la finanza che si cerca è un pochino più elevata. Ecco, a questo proposito ti chiedo, in realtà continuo ad avere altre domande che arrivano, però voglio intanto coprire quelle che ci eravamo prefisse. A proposito di quello che un investitore
verifica o guarda prima di scegliere se finanziare un progetto. Qualche caratteristica l'hai già nominata. Poi hai detto anche di non scoraggiarci, però a me quelle caratteristiche che hai detto scoraggiano non poco, quindi deve essere un progetto internazionalizzabile che può raggiungere milioni di utenti. Quali possono essere? Supponiamo che io sia, io comincio, o non lo so, mi viene in mente, potrebbe essere un progetto editoriale, per esempio, oppure qualcosa che sì, ha il potenziale, che però non è un'idea così disruptive che può cambiare il mondo, ma può comunque avere un impatto nella realtà a me più vicina, che può essere la realtà italiana, oppure addirittura quella più piccolina, che può essere la mia realtà regionale, può essere la realtà europea, ma non quella, non lo so, che va oltre l'oceano. Ci sono delle caratteristiche, magari che riguardano degli acceleratori piuttosto che altri, che, a cui possiamo guardare con un pochino più di speranza rispetto ai piccoli progetti? Giusto, mi sento di dire questo. Io ho fatto un'analisi seria per mettere in condizioni le persone che vogliano trovare un investitore di essere pronti a farlo. Ma non tutti i business hanno bisogno di investitori per nascere e per crescere. Questa è la bella notizia. Anzi, devo dire, la mia esperienza anche per le startup che mi hanno incrociato e con cui, insomma, ho condiviso parte della loro vita, dei loro percorsi, dei loro sogni, delle loro frustrazioni, credo che non possano che darmene atto. Dico sempre che, insomma, è più facile sicuramente ricevere le porte in faccia che ricevere dei soldi, no? E quindi se tutti gli imprenditori non fossero partiti, ripeto, perché qualcuno gli ha detto no, mi dispiace, la tua idea non è una buona idea, o non ho, insomma, non ha le caratteristiche, il mondo non avrebbe imprenditori, invece ce ne sono tanti. Quindi ritorno un po' alla mia convinzione iniziale, che non bisogna essere ostinati, cioè bisogna essere sinceri, bisogna anche capire se effettivamente un mercato per la nostra idea non c'è, ma se siamo sicuri che un mercato per quel progetto che stiamo facendo, per quel servizio che abbiamo pensato, quel prodotto che abbiamo realizzato c'è, sta solo a noi trovare il modo per portarcelo. E sta solo a noi portarcelo anche con, anzi, un'altra, penso, chicca che io conservo, insomma, in tutti questi incontri che faccio è proprio la semplicità. Cioè, io ho visto che poi alla fine chi ha, oltre che aver preso i soldi, ma in generale chi ce l'ha fatta, che secondo me è la cosa più importante, e poi qui ricordami che ti devo dire una cosa, sono proprio le idee semplici, le idee che nascono per risolvere un problema di tanti milioni di persone, ma che o problemi o comunque necessità, perché non sono tutti problemi, e che sono sviluppate anche in modo talmente semplice che anche, no, la solita nonna può utilizzarla. Mi viene in mente Instagram, che secondo me, insomma, è una delle, no, degli esempi che si possa fare. È chiaro che c'è tanta tecnologia dietro, ma l'idea in sé, cioè di condividere delle foto con altri appassionati e poi di lì in avanti, cioè farla diventare quello che è diventato, può venire in mente a tutti. Ok, non è che c'è bisogno della laurea in fisica nucleare per fare una cosa del genere. Quindi, ripeto, la differenza tra avere poi la buona idea e avere Instagram è un percorso, diciamo, della persona, del team, che individua tutta una serie di strade, di colpi giusti, e quindi sa farsi trovare preparato, fa incontrare le persone giuste, sa andare nei luoghi giusti, sa sacrificarsi nei modi giusti. Quindi è un percorso, e ha anche un po', sicuramente un po', un fattore C che spesso, insomma, lo ha aiutato. Però ci credo proprio, nel senso che la fortuna di per sé non aiuta gli imprenditori, sono gli imprenditori che si fanno trovare pronti quando c'è l'occasione giusta. Ecco. Quindi trovare il posto giusto, le persone giuste, possiamo dire che questo implica anche sbattere la testa sui posti sbagliati e le persone sbagliate. Quindi prima hai fatto una lista, solo parziale peraltro, di acceleratori che possono sostenere progetti.
qui una persona si trova di fronte a questa lista e dice ok, cosa faccio? Mi baso sulla tipologia, la caratteristica che magari ciascun acceleratore ha, per cui alcuni acceleratori finanziano un certo tipo di progetto, altri ne finanziano un altro, oppure me la gioco sulla prossimità geografica, oppure parto da quello che sembra più facile, da quello che sembra più facile convincere. Che criteri utilizzo per orientarmi e evitare troppi posti sbagliati e persone sbagliate? Sì, mi è capitato non più tardi della settimana scorsa. Io sono umbra e quindi l'Umbria non è proprio sulla mappa geografica dell'innovazione, magari è, no, dei luoghi sacri, del buon cibo, del buon vino, però su questo insomma stiamo lavorando. E ci abbiamo imprenditori di successo, ci abbiamo Brunello Cucinelli, insomma ci abbiamo le nostre chicche, però sicuramente i ragazzi che vivono in Umbria o che vivono a Perugia o a Terni non hanno le opportunità che hanno i ragazzi che vivono a Milano. Questo insomma, questo è ovvio. Io, stando la metà della settimana a Milano, sono in grado di accorgermi delle differenze, delle sollecitazioni, delle opportunità. Quindi è chiaro che da un lato c'è un ruolo che deve rivestire la parte più istituzionale del paese, se vuoi, di rendere queste opportunità sempre più capillarmente e nei vari territori. E non dico solo nord-sud, sarebbe limitativo, cioè se voi andate nella provincia di Treviso, in un paesino sparso a 100 km di distanza da Treviso, già è la stessa situazione che si vive magari insomma in un paesino vicino a Terni o in un paesino vicino a Palermo. Quindi è proprio è un concetto diciamo diverso di dove sono gli hub dell'innovazione. A tutti quelli che non abitano, che non hanno la fortuna di poter abitare in luoghi dove si respira un po' questo clima di innovazione, e che sono molto pochi in Italia, consiglio di utilizzare il web. Quello che a me sembra assurdo è che nel periodo della massima diffusione nella storia dell'uomo di un strumento che permette di mettere in rete miliardi di persone, diciamo c'è un isolamento e un aumento della distanza tra la campagna e la città, mi verrebbe di dire, no? Quindi insomma tra zone periferiche e zone centrali, e questo è solo il digitale che può ridurre invece come quindi facendo tutti possono accedere a YouTube, tutti possono andare a vedere un webinar, c'è una democratizzazione del sapere, c'è il MIT che lascia ha aperto tutta una serie di corsi online per esempio per formarsi in maniera gratuita, quindi diciamo che non ci sono più scuse per non avere gli strumenti, ci vorrebbe solo forse un po' di testimonianze, di contaminazione. Io dico spesso adesso, insomma, non Alessandro Fusacchia, che era il capo gabinetto del MIUR un po' di anni fa, spesso ridevo, ma insomma gli ho proposto varie volte di pensare a dei percorsi, delle gite scolastiche, insomma queste uscite educative che non fossero sempre insomma nelle bellezze, per carità, di Ravenna, dei mosaici, che devono seguitare, non vorrei diciamo poi ricadere nel far diventare ignoranti diciamo i ragazzi italiani, però insomma andare a vedere un luogo come l'Olivetti, raccontare una storia di successo italiana, oppure entrare in un acceleratore di imprese che è collegato magari con la Silicon Valley e fare un gemellaggio, cioè, insomma ecco, sono cose che non ci vorrebbe molto a fare se uno volesse fare. Quindi c'è questo aspetto che sicuramente non dipende dal singolo, ma ci sono, ripeto, con il web la responsabilità del successo delle nostre azioni dipende anche molto da noi, quindi non ci sono scuse. C'è la Ryanair che ancora con 30-40 euro, quindi poco più di una pizza e di una birra di un weekend diciamo così, ti permette di entrare in contatto con posti invece dove dovresti andare per capire se il tuo business ha successo oppure no, per incontrare persone. Quindi è un po' un atteggiamento che va modificato, che va insomma diciamo anche qua un po' stimolato, perché le cose accadano. Ecco, io quello che vedo è che, lo vedo anche io, ho tre figli, insomma tutti universitari, che chiaramente non ne possono più di startup, innovazione, scappano da tutte le parti, però ho cercato di prendere loro come cavia proprio per capire quanto distante fosse queste nuove generazioni di ventenni da quello che noi stiamo cercando di costruire
anche e soprattutto per loro, devo dire. E c'è tanta distanza, c'è tanto ancora voler vivere con la spensieratezza anche giusta dei 20 anni, un'età di non preoccuparsi, di non doversi connettere per forza, di non dover prendere esempio, di non doversi impegnare. Però insomma a 20-21 anni, ripeto, se uno vuole perseguire questa strada ci sono esempi di strasuccesso, quindi non è che sono giovani. Secondo me, quando uno dice, no, che sono piccoli, insomma sono, non lo sono, cioè a 20 anni, 20-25 anni puoi decidere bene il tuo futuro, e il futuro spesso dipende da te. Assolutamente. Hai parlato di web. Ora, ci sono varie forme di finanziamenti, estremamente confuse per quanto mi riguarda, perché veramente si parla di, non lo so, un investimento che appunto è l'angel investment, poi c'è la JV, JV sta per joint ventures, poi ci sono i silent partners, c'è il crowdfunding, che sembra invece essere dare accesso a chiunque ai finanziamenti che desidera. Quanto aiutaci a fare un po' di chiarezza, no? Intanto, se non so quale investimento voglio e che tipo di coinvolgimento dell'investitore io voglio, difficile che io riesca a capire qual è la strada migliore per procedere, giusto? Giusto, ripeto, forse allora riprendiamo un pezzettino di quanto abbiamo detto prima. Io ho un'idea, secondo me è l'idea del secolo, nessuno ce l'ha mai avuta così bella, così come l'ho pensata io, e non esistono altre cose uguali, eccetera eccetera, tutte le cose che abitualmente nei primi 3 minuti ci dicono spesso, no? Insomma, le persone che arrivano con il loro pitch ben preparato. Che accade lì? La risposta degli investitori è, il più delle volte, è no. Allora, mettiamo che non prendiamo i fortunati, perché se la risposta è sì, si aprono dei scenari. Forse prendiamolo come binario. Sì. Allora, la risposta è sì, ci è piaciuta la tua idea, ma soprattutto ci è piaciuto il tuo team, te come imprenditore, insomma le tue caratteristiche, il tuo background, la tua capacità di pensare in grande, eccetera, la tua esperienza, e quindi decido di darti dei soldi in cambio di quote. Adesso semplifico molto, insomma, il discorso. Bene, intraprendiamo un percorso insieme. L'investitore ha tutte volontà che questa storia abbia successo, per non bruciare i suoi soldi, perché insomma se poi l'impresa va male e l'investitore non è che ria il suo capitale indietro. Quindi cosa può accadere? Può accadere che succede molto, molto spesso. Questo è un primo passo, nel senso, aver trovato i soldi, era questa la cosa che ti volevo dire, che ti avevo ricordato, sì, di dirmi, non vuol dire purtroppo ahimè avere successo, come perlomeno nell'accezione che il successo deve avere per me e per un imprenditore. Quindi quando si leggono anche tanti articoli sui giornali, grande successo di questo gruppo di start-upper che hanno ricevuto investimenti per 10, 12 milioni, eccetera, è chiaro che sono stati bravi a coinvolgere altri e a far credere nel sogno, insomma, collettivo, ma il mercato è un'altra cosa. Cioè, per me un'impresa è un'impresa se vende un prodotto, un servizio a qualcuno, e quindi su questo si aprono dei scenari che possono essere coadiuvati dalla finanza che uno è riuscito a trovare. Quindi è chiaro che se ho trovato 1 milione di euro per fare una campagna di marketing, avrò 1 milione di euro a disposizione e farò una campagna di marketing di un certo tipo. Se non ce li ho quei soldi, devo fare un'azione, diciamo, molto più piccola, molto più, insomma, handmade, diciamo. E quindi questo, è chiaro che il processo viene accelerato e viene facilitato, ma i soldi finiscono. Cioè, se non c'è un prodotto dietro, i soldi degli investitori finiscono. Se non c'è la capacità di portare quel prodotto sul mercato e di conquistare la fetta di mercato che uno pensava di dover conquistare, i soldi finiscono. E se finisce la cassa, e questo capita dopo 2-3 anni, perché i piani di business che uno aveva ipotizzato nel famoso business plan, e qui si aprirebbe un altro discorso che un'altra puntata forse affronteremo, però se finiscono quei soldi, l'impresa deve chiudere se non ne trova altri.
perché se non entrano gli incassi, tra virgolette, cioè se non entrano soldi per la vendita dei prodotti, perché ancora uno magari lo sta sviluppando, sta facendo ancora il prototipo, sta facendo il testing e ha calcolato però male le risorse che servivano, si trova in un mare di guai, perché non riesce a trovare altri investitori, sempre più raramente, perché dici, non, insomma, dopo tutti quei soldi che hai investito, dovevi arrivare qui, non ci sei arrivato, perché ti dovrei finanziare io un ulteriore sviluppo o senza garanzia che non hai ancora raggiunto il mercato, e quindi i clienti dicono io non te lo compro il prodotto così, se non ha queste caratteristiche, se non ha questa affidabilità, se non ha questa certificazione e così via. Quindi molte delle imprese che, e quindi quando si dice che c'è un write-off, quindi insomma che è andato male l'investimento, vuol dire questo, che abbiamo scommesso su un team che non è stato in grado di gestire l'impresa in maniera, diciamo, con successo, e in più che non siamo riusciti a trovare la giusta finanza per continuare a farla crescere. Questo è uno degli esempi più cogenti che abbiamo avuto nel periodo, perché tanti, anche noi, diciamo, come investitori in startup, abbiamo fatto i nostri errori nel non valutare di tenerci un po' di soldi per quelli che si dicono i secondi round. Quindi io ti do dei soldi, tu fai quello che dovevi fare, non riusciamo comunque ad avere il successo auspicato sul mercato, ci servirebbero altri soldi, se non li troviamo sul mercato e non li abbiamo noi, anche lì si apre una crisi che porta poi alla chiusura, insomma, diciamo, della startup. Quindi anche qua non è che voglio spaventare, ma essere menzionati su un giornale per aver trovato 8 milioni, 10 milioni, 3 milioni, 1 milione, eccetera, non vuol dire aver fatto una exit di qualche milione, se non decina di milioni di euro della propria startup. Ecco, se dovessimo indicare il successo di una startup, lo indichiamo in quel modo, oppure lo indichiamo con la crescita di un fatturato, e chiaramente, insomma, di un utile collegato esponenziale, per cui non siamo ancora arrivati al regime, ma la nostra azienda il primo anno ha venduto 10 prodotti, il secondo anno ne ha venduti, non lo so, 10.000, adesso per dire, cioè degli indicatori che ti dicano stiamo andando molto bene e il mercato questo ce lo riconosce. Quindi queste, se le cose vanno bene, se troviamo la finanza, ne dobbiamo probabilmente trovare altra subito dopo. Quindi è un'altra delle cose che, mentre si sviluppa il prodotto, si deve già pensare alla finanza successiva. E qui in Italia abbiamo fatto dei passi in avanti, ci sono adesso diversi fondi venture capital che stanno crescendo anche nella capacità di investimento, ci sono dei fondi esteri che guardano con attenzione le nostre startup per, no, questi famosi round successivi. Quindi devo dire che, ripeto, una finanza di elite, se volete, non elite nobiliare, ma di elite meritocratica, quindi insomma chi si merita riesce anche a scalare vette più alte, però è un percorso che, fino a che uno non arriva a una prova di mercato, insomma, di successo, non è mai finita. Dicevo prima, poi se invece la porta dell'investitore si chiude, non si apre, prima di tutto non bisogna disperare, appunto, perché magari, ripeto, dopo una delusione c'è sempre in genere una voglia di riscatto, e quindi si trovano altre formule. Io consiglio anche tante persone a non seguire le mode e anche a utilizzare degli strumenti che possono essere magari meno fighi, se vogliamo usare questa espressione, però invece hanno aiutato anche Meta Group, per esempio, a partire 25 anni fa. C'erano dei prestiti che la regione dava, mi sembra fossero 25 milioni di lire, adesso insomma non ricordo più, però insomma noi da giovani laureati, insomma un po' in cerca di un posto nel mondo, siamo partiti così. Quindi anche cercare di trovare bandi con piccoli grant, con, per esempio, adesso la regione Lazio ne sta mi dispiace per chi non abita nel Lazio, però ci sono anche le altre regioni sicuramente, insomma, ecco, chiedere in regione, nei vari sportelli, insomma, per l'impresa, in camera di commercio, cioè insomma tante volte non si conoscono, ma le opportunità ci sono. La regione Lazio ha lanciato tantissime iniziative per le donne, per i giovani,
Forse quelli in più svantaggiati sono gli uomini, diciamo, per una sopra, volta. Sopra i 35 anni, no, che ti permettono di, così, di prendere confidenza, di sviluppare un pochino meglio la tua idea, di capire se è un'idea tradizionale, tra virgolette, è un'idea che può scalare, quindi insomma può raggiungere mete più ambiziose, e se tu sei un imprenditore che vuole essere ambizioso o se invece sei un imprenditore che vuole concedersi anche tante altre cose nella vita, perché poi anche questo apriremo l'altro filone su chi vuoi essere da grande, però io la faccio sempre la domanda, cioè è inutile che intraprendiamo un percorso con un investitore se tu poi vuoi vivere un altro tipo di vita, e spesso la si vuole vivere, e quindi insomma si è presi un po' nella morsa, nella spirale, dover dimostrare di essere di nuovo il, no, lo startup dell'anno, ma magari a uno piace andare in barca a vela o non so, andare fare una camminata in montagna con molta più frequenza di quanto poi invece la vita da startup ti permetta. Quindi insomma, con cautela avvicinarsi anche a questo mondo, preferire per iniziare dei bandi meno aggressivi, come molto spesso quasi tutte le regioni, ma c'è Invitalia, con tutti i limiti che magari mi vengono raccontati sui tempi della burocrazia, per carità, però insomma sono, diciamo, ci sono agevolazioni, adesso c'è il Resto al Sud che per i giovani, non ne conosco i dettagli, però so che insomma un po' di e c'è anche un bando sull'imprenditoria femminile ai giovani sotto 35 anni, sempre di Invitalia, che è ancora aperto, che non saranno perfetti, però insomma non sono nemmeno rischiosi, ecco, quindi se uno vuole annusare un po' questi percorsi lo può fare anche in maniera un pochino più soft, per poi, perché no, lanciarsi in avventure più spericolate. Torniamo allo scenario in cui ho molte probabilità di ricevere questo finanziamento. Una volta che l'investitore entra a far parte del mio contesto imprenditoriale, ha il diritto di dirmi come dovrei fare certe cose? Cioè quanto influenza poi la mia libertà d'azione? Perché magari si accorge appunto che io sto dilapidando tutto e non sto seguendo il percorso giusto, può fare qualcosa, non può fare nulla, dipende dai modelli, come funziona? Questo è stato sempre anche il problema non solo delle startup ma delle piccole e medie imprese italiane, cioè il fatto di essere e voler rimanere imprese familiari sottende il fatto che avere un investitore esterno che miri chiaramente a far crescere l'azienda in un certo modo pone dei limiti, dei limiti o dei vantaggi, però insomma di trasparenza, di ufficialità, di organizzazione, di metodologie e procedure di un certo tipo. Quindi quando uno diciamo firma una lettera di intenti con un investitore che sono mettiamo il caso che uno insomma abbia trovato un angel, un business angel che vuole investire con, in genere si firma una prima lettera che sono due paginette in cui si regolano i rapporti, gli argomenti, insomma gli articoli principali, e quindi insomma si stringe un primo patto che chiaramente non è preciso poi come sarà invece l'atto successivo, che è quello insomma proprio dell'investimento, dell'accordo di investimento. Per cui è chiaro che se uno decide di avere un partner finanziario deve spesso e volentieri, adesso caso per caso le startup insomma non è obbligatorio, però insomma c'è un consigliere d'amministrazione che è nominato dagli investitori, quindi bene o male controlla le delibere, controlla insomma tutto che tutto sia posto e in regola. Ci sono altri vincoli insomma su magari che insomma per alcune delibere, per aumenti di capitale, per tutta una serie di cose che incidono sull'andamento della, anche sulle strategie insomma dell'azienda, l'investitore possa mettere bocca, possa anche bloccare alcune decisioni. Per cui cosa si consiglia? Si consiglia di scegliersi bene reciprocamente, ma soprattutto di conservare quel rapporto di fiducia che è tipico dell'angel investing in particolare, quindi di avere delle persone che ti affiancano e non vederle come degli ispettori che stanno lì a controllare, ma delle persone che hanno tutto l'interesse a non farti fare errori, e siccome sono persone in genere che hanno esperienza nel tuo settore, collegamenti e competenze,
Credo che insomma chi ha la fortuna di incontrarsi, anche magari a volte scontrarsi con uno di loro, abbia alla fine un buon motivo per farlo. Possiamo dire, Anna, e qui parlo da confusa sull'argomento, che la parola angel investor sia sinonimo di partner, ad esempio, una sorta di socio dell'azienda da un punto di vista prettamente economico, diventa uno shareholder. Sto usando dei sinonimi o sono parole che appartengono a sfere completamente diverse? Sei bravissima, sei promossa, anzi se vuoi entrare nel club, diciamo ti presento, no? E abbiamo bisogno di tante donne investitrici, ne stiamo, anzi lancio un appello, magari c'è qualcuno in ascolto, Assolutamente. soprattutto insomma, ecco, alla categoria di donne investitrici, perché anche qua ci vuole un po' di educazione, quindi è chiaro che è un mondo molto diverso, molto distante dal nostro, però non c'è cosa più bella di poter investire un po' dei soldi che uno ha nel dare fiducia ai giovani. Insomma, e alle giovani in particolare, penso che sia insomma, una bella soddisfazione. E quindi invito a tutti quelli che possono e che vogliono fare un po' di give back a mettersi in contatto con noi. Sì, è esattamente così. È chiaro che non siamo benefattori, il business angel non è un benefattore, è tanto che firma un contratto, diciamo, per poter essere sicuro di, insomma, che ci siano delle regole di comportamento, però per come lo conosco io, poi insomma, chiaramente ci sono, no, sempre le eccezioni che confermano la regola, il rapporto che si crea tra gli angeli e diciamo, le start-up che diciamo, sono investite, che è un termine bruttissimo, ma insomma così si usa, sono veramente di arricchimento di entrambi. Anche l'investitore ottiene molto, ottiene il fatto di ringiovanirsi di 30 anni mediamente, quindi di essere dentro la vita quella vera, quella che, no, che ti sta sfuggendo, perché chiaramente c'hai magari tutti dai 50 anni in su in genere. E quindi secondo me è un'esperienza che consiglio perché è proprio bellissima. E poi ti incontri con ragazzi, con persone che sono ragazzi di età ma che hanno dei background significativi, hanno delle competenze, insomma delle passioni e quindi insomma c'è uno scambio quasi alla pari. L'angelo non fa per nulla questo investimento, lo fa perché vuole far crescere il suo capitale. Questo è vero, però c'è molto appunto di quello che ti ho detto, c'è molta passione nel voler essere di aiuto con tutta l'esperienza che uno ha avuto, con tutti i trascorsi, con tutte le relazioni che uno si è costruito, di non buttare a fiume tutto questo e di poterlo condividere con qualcun altro, condividendo chiaramente successi e insuccessi. Anna, una domanda che probabilmente si stanno facendo in tanti. Abbiamo accennato all'importanza di essere convincenti quando proponiamo il nostro progetto, quindi il marketing deve essere solido, la nostra capacità di convincere che non c'è idea che sia eguagliabile a quella che ci è venuta. Eppure, anche quando guardiamo le famose trasmissioni televisive, in questo senso come Be Heroes che mi hai nominato da poco, ci sono persone che magari hanno una splendida idea ma non sono in grado di presentarla, vuoi perché la comunicazione non è il loro forte, vuoi perché non sanno quali punti toccare. Riesci a dirci quali sono i principali tasselli che tu come angel investor vuoi sentirti comunicare con chiarezza quando qualcuno viene a presentarti un progetto? Bene, hai toccato un elemento sensibile perché c'è stato un lungo dibattito sulla spettacolarizzazione di questo mondo delle start-up, no? E quindi anche questa iniziativa, queste riprese televisive, questo show che si è affermato è stato insomma, al centro del dibattito, se rendere di moda questa cosa o farne una cosa seria. Io credo che sia ancora una volta molto importante che se ne parli per diffondere la cultura e quindi ringrazio anzi Fabio Cannavale che ha iniziato questa avventura che sta avendo un bel successo. E chiaramente queste diciamo ci sono due strade, una che è quella del pitch, del famoso elevator pitch che adesso è un po' caduto in disuso, ma che vuol dire che in 3 minuti, 2 minuti, 1 minuto hai la persona della tua vita davanti, quindi qualcuno che può
diciamo, avere il denaro sufficiente, la passione sufficiente per innamorarsi della tua idea, oppure puoi farlo uscire dalla porta dell'ascensore e quindi perderla. Qui è chiaro che deve essere la parte di saper vendere un qualcosa, è molto più importante di quello che si vende in quel momento. Quindi se devi fare un pitch del genere, devi avere fatto un grandissimo lavoro di chiarezza, perché devi essere in pochissimo tempo sicuro di far arrivare il tuo messaggio. Quindi cosa vendi e che cos'ha di unico la cosa che stai vendendo. Quindi il perché uno dovrebbe darti i soldi. Saper far immaginare alla persona che ti sta davanti quale sarà il successo di questa iniziativa. Poi sta a ognuno di noi trovare il modo, ma sicuramente non andiamo a fondo di tanti dettagli o di tanti elementi, diciamo, economico-finanziari, piuttosto che di esperienze, di know-how, eccetera. Quindi lì sono i classici, adesso da 10 slide siamo diventati, insomma, a volte anche ne bastano 5, da 10 minuti siamo arrivati a un minuto, però l'importante è colpire, bucare lo schermo, vendere, no, come si dice, il ghiaccio al Polo Nord. E altra cosa è incontrare un investitore. Dopo il pitch spettacolare c'è un incontro a porte chiuse, quindi il primo passaggio è convincere in quel minuto, in quei 3 minuti, che ho una cosa veramente forte. Lascio il segno, la persona mi vuole conoscere, mi vuole parlare, lì si inizia a giocare, insomma, sul serio, perché si hanno approfondimenti anche di qualche, insomma, mezza giornata, è un incontro molto, molto di dettaglio. E in quella fase devi avere tutte le carte in regola. L'errore più comune e da evitare assolutamente è di andare all'incontro un investitore non preparato o non preparata. Cosa vuol dire? Vuol dire che inutile che anche qui il web ci viene in soccorso, c'è il business model canvas, ci sono i pitch, insomma, ci sono più guide che imprenditori, dico io, quindi insomma sicuramente non mancherà la cosa. Sono una decina di elementi, quindi il problema o la necessità che si vuole risolvere, la soluzione proposta, quindi essere chiari, avere in mente perché è diversa dalle altre, se esistono altre, o perché è unica se ancora non esistono, quindi l'unicità, diciamo, del prodotto o del servizio che si vuole offrire, come si vuole diciamo, vendere, come si vuole raggiungere il cliente, che tipo, quanti clienti potrebbero essere interessati a questo prodotto e perché, i canali di distribuzione, di produzione, di distribuzione, quindi insomma come rendere poi possibile, diciamo, la vendita del prodotto, e tutto l'aspetto del team e l'aspetto finanziario di come ci si fanno i soldi. Quindi queste sono le classiche slide che si devono compilare. Poi c'è tutto un movimento che dice business plan no, business plan sì. Quindi no, ci sono molti che iniziano la slide del business plan che bruciano perché sono strumenti obsoleti e magari, insomma, ormai ci sono altre lì in canvas, altre forme, insomma, più smart per ragionare. Ma io credo che gli ingredienti non siano cambiati da dopoguerra in poi. Quindi per fare un'impresa ci vuole una parte l'imprenditore che è capace di vendere e dall'altra ci vogliono i clienti che sono in grado di comprare. Questi sono gli ingredienti minimi. Quindi sulla base di questo, poi se si traduce, se uno ha voglia di fare una slide, un video o un documento in 10 pagine, onestamente la sensibilità di tutti. L'importante è che si abbiano chiari questi elementi che ho elencato, quindi non è tanto il come, ma è il contenuto che fa la differenza. Quando vieni a parlare con un investitore, noi che cosa valutiamo? La prima cosa ovvia, non dirò nulla di straordinariamente innovativo, ma chi giudico? Io ho di fronte una persona a cui devo affidare i miei soldi e cerco di capire che tipo di persona sei, tu e il tuo team, se c'è un team. Se ti presenti da solo è già un elemento forse di debolezza rispetto al fatto di essere stato capace di costruirti un team. Però quando sentite investitori che dicono team, 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 è vero. Cioè, e quello che si dice altrettanto vero è: non ho mai visto diciamo un imprenditore di successo vendere un prodotto fasullo, e questo è chiaro.
Però, voglio dire, certo, la differenza delle capacità dell'imprenditore di vendere anche un prodotto normale, però che lo rende unico, questo è molto più apprezzabile di un prodotto bellissimo, utilissimo, fantastico, unico, che però nessuno sa vendere, che quindi rimane dentro il cassetto, dentro la stanza, eccetera. Quindi se io dovessi scegliere tra, no, i primi elementi, sceglierei sicuramente la capacità dell'imprenditore di costruire la sua impresa con un team il più possibile competente e diciamo anche complementare, e la sua capacità di visione, ma soprattutto la sua capacità di esecuzione. Quello che manca un po' alle startup italiane è questa capacità di esecuzione. Quindi hanno imparato molto bene come si fa un pitch, hanno capito dove si può andare a bussare per ricevere i soldi. Come si fa ad arrivare sul mercato è un elemento di grande debolezza di tutto un po' il sistema, sia degli start-upper sia di quelli che poi dovrebbero seguire queste imprese. Quindi come farli crescere, come arrivare al mercato e con quali relazioni. Per questo dici che un team è importante, perché se io ho un team, chiaramente lo sto anche pagando, un minimo di entrate sono riusciti a generarle, giusto? Cioè sì, dovrebbe essere così, ma gli startup se ce n'è all'ascolto sicuramente condividono con me il fatto che i soldi non ci sono, no, per pagare. Quindi ci sono, c'è l'imprenditore che pur giovane ma riesce a condividere un sogno con altri ragazzi che in qualche modo si barcamenano, e quindi chi lavora e fa magari il cameriere il sabato domenica, chi è, però diciamo che vivono con questa voglia di arrivare a sviluppare questa idea, questo prodotto, questo servizio, e la capacità di fare da collante, condividere il sogno, condividere i successi, programmare il percorso imprenditoriale, questo fa una grande differenza a livello di motivazione anche nell'investire. Quindi vedere che c'è un gruppo che ci crede veramente, non che ti prende in giro dicendo che lo fa, eccetera. È capitato, tanto per dire, insomma, investimenti che non abbiamo fatto perché magari ci avevano convinto in una prima fase, però poi andando al dentro la prima cosa dei soldi che richiedevano era di pagarsi un compenso straordinariamente esagerato. Quindi vuol dire, se tu per primo diciamo non credi che queste risorse possano servire per sviluppare la tua azienda, ma per vivere bene un anno, noi non ti seguiamo. Questo è un classico esempio, insomma, del perché non investiamo. Poi chiaramente ci sono tutta una serie di elementi che seguono subito il team, quindi poi è difficile, sono tutti incastrati, però l'altra cosa che a me personalmente piace molto è la semplicità di racconto da parte loro e di comprensione da parte nostra. Cioè mi metto sempre nei panni di un cliente, quindi ascoltare una persona che ti racconta una cosa e tu la capisci subito, veramente con immediatezza, quello secondo me vuol dire che ci ha lavorato talmente tanto ed è sicuro di quello che mi sta offrendo, quello che mi sta dicendo, che mi convince, diciamo, molto, molto prima di altri magari anche molto più complessi o con tecnologie o con diciamo paroloni tra virgolette che tu non, insomma, non per forza devi conoscere perché non sei onnisciente. Quindi la semplicità, e vi assicuro che anche un ingegnere aeronautico, aerospaziale, cioè che viene, può raccontare la sua invenzione con molta semplicità se ce la chiara lui. Se non ce la chiara lui, inizia a dire tutta una serie di cose. Quindi l'unicità dell'originalità più che unicità, cioè il valore della cosa che mi stai proponendo. Potrebbe essere anche, insomma, ci sono state le sorprese anche in mercati molto, no, molto saturi, molto difficili, in cui tutti noi, poi perché noi pure facciamo finta di essere professoroni, ma insomma abbiamo tante, tante, no, cose che non sono andate bene e tante esperienze, siamo tutte persone normali, per cui cerchiamo di utilizzare l'esperienza e il buon senso, però ci sono tante cose che ci hanno sorpreso, e anche in mercati maturi c'è sempre, no, come si dice spesso, c'è sempre qualcuno che poi inventa una cosa e che tu dici, ah, ma no, perché non ci ho pensato, o era una stupidaggine, però c'è qualcuno che l'ha fatta e l'ha fatta in modo diverso. Quindi anche non è detto che uno debba per forza scoprire un nuovo materiale, piuttosto è. Però è proprio il modo di fruizione, il modo di erogazione di un servizio, il modo di, diciamo, di semplicità di uso di un prodotto, sono quelle le cose che spesso e volentieri rendono il prodotto un prodotto di successo. Quindi essere
cercare di capire se effettivamente la proposizione, la proposta di valore che uno ha in mente corrisponde esattamente ai bisogni del cliente, del mercato. E la cosa che non fa quasi nessuno è di quelli che insomma provano, non è una cosa facile, non è per niente facile a definire tutto questo, è di essere sinceri un po' con se stessi e quindi di fare nel minor tempo possibile un test, una verifica, un confronto con quelli che noi abbiamo identificato come target, come potenziali clienti, senza vergogna, senza paura e senza falsità di non chiedere le cose che si devono chiedere nella maniera giusta, per capire se effettivamente quella cosa per noi così strepitosa sia effettivamente un'esigenza condivisa. E quando dico le domande false, che insomma tutti noi, no, cerchiamo di evitare risposte spiacevoli o di sentirci dire secondo me è una boiata pazzesca, intendo dire che devi porre le domande giuste, quindi devi spendere, devi investire del tuo tempo per cercare di metterti nei panni del tuo potenziale cliente e essere così onesto da farti fare le domande, di fargli le domande più scomode. Per cui se tu mi dici compreresti una borsa fatta in cristallo con tempestato di smeraldi, adesso dico qualsiasi, può darsi che qualcuno dica sì, certo, poi se ti dico però la compreresti a 1 milione di euro, allora vuol dire no, la risposta sarebbe totalmente, totalmente diversa. Quindi non porre le giuste domande ti fa avere delle false risposte, e se tu basi la tua strategia, diciamo, di crescita su questi falsi false risposte, ti fai male da solo, quindi assolutamente no. Poi dipende se c'è una proposta, una diciamo, dipende il campo di applicazione. Se chiaramente parliamo di una molecola per un nuovo farmaco, è chiaro che vai a vedere se c'è tutta la parte di protezione della proprietà intellettuale, il brevetto, la copertura internazionale, eccetera. Se c'è insomma magari una piattaforma digitale, chiaramente il discorso cambia, quindi insomma molto alcune poi approfondimenti specifici l'investitore lo fa a seconda del tipo di area di interesse, di ambito di interesse in cui l'iniziativa si pone. Io personalmente, ripeto, sono un architetto e quindi sono sicuramente molto più diciamo così attaccata ai sogni che non alla finanza in termini specifici. C'è chi la prima cosa che fa va anche a vedere il modello finanziario. A me interessa molto capire se la persona ha ragionato sul modello di business, cioè su come, tradotto in parole povere per chi ci ascolta e non è del settore, su come ci guadagni, perché potresti anche fare un bellissimo prodotto che piace tantissimo ma che costa talmente tanto che tu puoi dire vai in perdita e muori il giorno dopo. Quindi capire come ci guadagni è fondamentale, e lì ci vuole l'intuito della persona, perché le tante imprese del dopoguerra non sono nate coi business plan, eppure sono diventate la Ferrero piuttosto che altre aziende. Quindi che è partita, no, se non sbaglio, da dei cioccolatieri diciamo poco esperti sicuramente di finanza. Quindi c'è un'intelligenza operativa, intuitiva delle persone che permette lo stesso al business di crescere, e effettivamente i business plan finanziari che si vedono quando uno presenta l'idea per la prima volta e poi come vanno in realtà sono sempre molto differenti. È ovvio che è un buon esercizio, quindi va fatto secondo me per familiarizzare, soprattutto per chi non è un economista, per familiarizzare con cose semplici che sommate sono cose complesse, ma che comunque riguardano sempre a come pensi di poter sviluppare l'impresa. Quindi queste sono un po', diciamo, le macro categorie e quindi i criteri di valutazione che spero di aver espresso in maniera semplice e completa. Ultimissima domanda che ti faccio, Anna, è: crowdfunding sì o crowdfunding no? Ha senso quando ha senso innanzitutto? Ho talmente tanti amici che gestiscono piattaforme di crowdfunding, di equity crowdfunding, eccetera, che non posso che parlarne bene, altrimenti mi uccidono.
Beh, è stata una bella iniziativa, una bella scoperta. Abbiamo anche una normativa, insomma, abbastanza favorevole su questi temi. Si stanno veramente, insomma, sviluppando tante piattaforme a cui poter accedere. Vanno usate sempre con serietà e con un obiettivo chiaro prima, quindi insomma non cambia il discorso di avere sempre aver focalizzato bene il che cosa si chiede, che tipo di supporto si chiede al crowd, quindi alla folla, e bisogna affidarsi un po' anche a chi lo fa di mestiere, perché è molto anche questione di marketing. Quindi puoi avere un prodotto bello quanto ti pare, ma se lo vendi male su una piattaforma sbagliata o che ha un target, insomma, non adatto a te, la campagna può andare anche molto male. Però se fai centro, quindi se insomma sei capace di avere un bel prodotto che magari ancora non è nemmeno realizzato, no? Come molto spesso accade, è un modo che ti permette di sentire, di annusare un po' il tuo mercato, perché è una risposta vera, insomma, una risposta autentica, e perché no, insomma, uscire anche, ci sono campagne che vanno anche sopra il milione di euro, eccetera, quindi di uscire anche con un successo, diciamo, dal punto di vista finanziario. Ma secondo me, insomma, è anche un'arma, una strategia importante per capire se il mercato è pronto, se il mercato è concorde con quanto tu pensi, quindi un test, se vuoi, un po' più allargato rispetto a quello che potresti fare, insomma, coinvolgendo solo i tuoi amici e conoscenti. Quindi sì, assolutamente, si stanno alternando, stiamo anche investendo insieme, spesso, insomma, diciamo, la campagna di crowdfunding si sposa poi con investimenti anche più grandi, di fondi, di club, di angel, di sindacati, quindi cioè, noi siamo solo che contenti, perché se si divide il rischio è meglio per tutti, se si condivide, quindi più iniziative abbiamo in comune, meno rischiose, insomma, sono in statisticamente parlando. E si stanno anche aprendo, proprio una mia amica, adesso senza fare nomi, però insomma nell'area di Bologna ha appena lanciato una piattaforma di equity crowdfunding con cercando di coinvolgere anche, insomma, tutte le piccole e medie imprese che potrebbero essere interessate a guardare con un po' più di attenzione a startup giovani che hanno qualcosa da proporre, qualche idea brillante, no? Quindi una community che si sta allargando e tutti gli strumenti sono più che benvenuti. Ci sarà qualche errore e ci sarà qualcuno che avrà qualcosa da ridire, però secondo me sono tutte cose da sperimentare, senz'altro. Anna, grazie, ci hai aperto un mondo, mi hai aperto un mondo, mi hai anche aiutato a fare un po' di chiarezza che non guasta. Ne sono lieta. Se sono riuscita, sì, sono lieta. Spero sia stato lo stesso per tutte le nostre ascoltatrici, ma ho pochi dubbi al riguardo. Una donna che pensi dovrai intervistare dopo di te? Questa lo sapevo che mi avresti fatto sarebbe questa domanda arrivata. E non è corretto, ne ho tante, diciamo, rispetto alla popolazione femminile in Italia, no, sono pochissime, ovviamente, purtroppo, che si lasciano prendere da questo settore l'innovazione, la finanza per le start-up, di tutto questo bellissimo mondo che ti fa sempre svegliare la mattina allegra e andare serena a dormire, insomma, e vedere la parte bella dell'Italia, quindi non riesco a capire perché non riusciamo a inondare l'Italia di questi concetti, di queste, insomma, modalità operative. Credo che una donna, non me ne vogliano le altre, perché veramente ne puoi dire anche due o tre, nel senso, ah, non c'è limite. Ok, sì, allora vabbè, poi tanto le donne, poi a me non mi hai nominato, quindi poi insomma qualcosa succederà, però sicuramente cercando magari anche di dare nominativi che possano essere di aiuto più di altri, Betsy Robinson, che adesso è vicepresidente di un fondo di investimento, è italo-americana, è una donna splendida, da cui ho imparato molto di tutta questa parte di venture capital al femminile, se vuoi,
che conosco, con cui ho, insomma, ho un bel rapporto, e quindi ve la consiglio. Poi non lo so, abbiamo, c'è Carolina Gianardi, che è un'altra business angel come me, che sta in IAG, in Italian Angel for Grow, che è un'altra donna molto determinata che lavora nel marketing in Poste Italiane. C'è Fausta Pavesio, che è la mia informatica, cioè si è laureata in un mondo, è una giovincella, ma insomma si è laureata in un mondo tutto maschile, e c'ha questa luce negli occhi, questa brillantezza, insomma, che la scienza, secondo me, a tutti, ma insomma a lei in particolare, e che anche lei, insomma, è una business angel. C'è Paola Bonomo, che credo tu abbia forse già, non so se conosciuto, intervistato, che è stata anche lei una business angel dell'anno, è molto attiva. Ma c'è Laila Pavone di Gel Magics, è una tribù di donne. Mi dispiace che poi, insomma, sicuramente ne perdo. C'è Barbara Falcomer con Tutto Valore D, dove, insomma, anche lì è una bella fornace di donne intraprendenti, preparate, molto 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 smart. E poi c'è mia figlia, che è la donna, diciamo, è Camilla, che ringrazio, perché veramente, insomma, è la mia cavia in senso buono, ma è molto, molto delle mie convinzioni, o di quello che poi penso di poter trasferire a questo mondo femminile, lo concordo con lei, lo verifico con lei, e quindi ha 30 anni meno di me, e chiaramente ha una visione del mondo che mi aiuta a capire come fare meglio le cose. E poi ci siete tutte voi, blogger, giornaliste, no, veramente qui ne potrei citare tante, anche, insomma, però credo che siate indispensabili per riuscire in tempi ragionevoli a togliere quella parola orribile, anzi quell'aggettivo orribile che c'è dietro imprenditoria, che è femminile, perché mi piacerebbe, insomma, prima di morire, di vedere che, insomma, di aver fatto talmente tanti passi in avanti da toglierlo, e di parlare solo di imprenditoria e di merito. Bellissimo. E non di genere. Mi ha fatto venire i brividi con quest'ultima chiusa, veramente un'ispirazione. Io ti ringrazio ancora tantissimo per il Grazie tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi. Spero di non avervi annoiato, ma insomma, dubito. Spero di avervi trasmesso la passione che c'è in me, me lo auguro. Assolutamente, ne sono certa al 100%. Io ricordo a chi ci sta ascoltando o guardando che sotto al episodio, se lo state guardando dal sito biz-academy.it/podcast, potete trovare minuto per minuto quello di cui io e Anna abbiamo parlato in questo episodio, così da recuperare tutti i punti che vi servono al volo, in qualunque momento lo desideriate. Naturalmente vi invito anche a commentare sotto al video o all'audio, a seconda che abbiate guardato o ascoltato la puntata, qual è l'idea chiave che vi siete portate a casa e che decidete di mettere in pratica, perché come sempre, se non mettiamo in pratica non serve a nulla. Io vi mando un abbraccio. Perfetto. Ciao. Anch'io un bacio. Questo è tutto per la puntata di oggi, spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi, come sempre, ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.